ritira il premio per il film Noi credevamo, Anna Buonaiuto. La motivazione: se il bellissimo libro di Anna Banti ci fa riscoprire una volta di più la scrittura raffinatissima dell'autrice di Artemisia e il suo talento per la rappresentazione di personaggi complessi inseriti in situazioni storiche dettagliatamente ricostruite, il film di Martone ci offre a sua volta un grande affresco corale di caratteri sullo sfondo di un movimento dalle mille sfaccettature e contraddizioni qual è stato il Risorgimento italiano. È andata al binomio Noi credevamo, romanzo di Anna Banti, film di Mario Martone, la quarta edizione del premio Ostiglia Mondadori. Il concorso che premia e celebra il rapporto tra letteratura e cinema ha ricordato quest'anno in particolar modo lo scomparso Mario Monicelli, presidente onorario della manifestazione. A regista di origini ostigliesi, cui è stato intitolato il Teatro Nuovo, sono stati dedicati emozionanti contributi filmati. Quest'anno ci mancherà il maestro, insomma, la guida della giuria che per 3 anni ha guidato, insomma, però come ieri nel convegno, insomma, abbiamo ricordato la sua figura in maniera direi simpatica e divertente come lui avrebbe gradito. E certamente, insomma, il Comune d'Ostiglia ci crede nella cultura, investire nella cultura e investire nell'istruzione proprio per il futuro delle giovani generazioni. Proprio nel segno della cultura, il premio Ostigliese si era aperto sabato presso la Palazzina Mondadori, con l'inaugurazione della mostra dedicata ad Alba de Céspedes, un percorso espositivo promosso dalla Fondazione Arnoldo ed Alberto Mondadori, che fino al 10 dicembre attraversa la ricca esperienza narrativa, giornalistica e radiofonica dell'autrice di origini cubane. Il pomeriggio inaugurale era poi proseguito presso la Sala delle Colonne, con un convegno antiretorico sulla figura di Mario Monicelli, tra cinema, letteratura e società. La presenza della compagna Chiara Rappaccini ha fatto sì che ne venisse tratteggiato un ricordo di grande suggestione, fatto di ironia e sensibilità, sentimenti confermati dall'amica e parente Cristina Mondadori. Il fatto di questo premio mi emoziona sempre, soprattutto perché è un premio che è stato dato a mio padre, a Monicelli. Perché, come abbiamo detto ieri sera, l'amicizia tra mio padre e Tommaso Monicelli è continuata con mio fratello Alberto e Mario Monicelli, che adesso è uscito anche un bel carteggio. Per cui siamo tutti molto affezionati a questa città, a questo premio, a questo passato così sempre presente. Accompagnato al pianoforte e flauto dalle più famose colonne sonore, il reading musicale è cresciuto sulle letture di Ivana Monti. Le interpretazioni dell'attrice hanno introdotto gli spezzoni cinematografici di Noi credevamo, 20 sigarette e una sconfinata giovinezza, trasportando il pubblico verso altri tempi ed altri mondi. Posò la sua piccola mano. Com'era piccolo, Garibaldi, sul tavolo. E allontanò il piatto dei fichi rimanendo qualche attimo pensieroso. Amico, mi fa, ricordatevi, gli uomini della consorteria non possono perdonare alla rivoluzione di essere la rivoluzione. E l'educazione di un'intera popolazione non è opera che si compie in un giorno. Richiede tempo e fatica. Mentre voi, quei folli sanguinari che tanto vi seducono, vi ostinate a voler liberare col pugnale un popolo che non vi seguirà mai. Una piccola iniziativa culturale che però parla di grandi cose, parla di letteratura, parla di cinema e soprattutto parla del coraggio di decentrare culturalmente dalle grandi metropoli, diciamo, dalle grandi capitali, anche nei luoghi dove la cultura è nata. E Ostiglia da questo punto di vista è sicuramente un luogo in cui la famiglia Monicelli e la famiglia Mondadori hanno dimostrato di poter far crescere qualcosa che ha influenzato la cultura italiana di tutto il Novecento. Alle spalle dell'affresco risorgimentale di Noi credevamo si è classificato 20 sigarette, film di Aureliano Amadei, libro di Francesco Trento, che si è detto felice di portare in giro per l'Italia il messaggio nato sulle ceneri della mai accettata strage di Nassiriya. Il film ha avuto un
grande successo di critica, soprattutto ha vinto un sacco di premi, cui aggiungiamo questo, e, però non ha avuto un grande successo di pubblico, e questo è, succede purtroppo a moltissimi film che cercano di fare qualcosa di diverso. Terzo posto infine per Una sconfinata giovinezza, vincitore del premio della giuria popolare. Il libro, diventato film, di Pupi Avati, tocca con dolcezza il morbo dell'Alzheimer ed alza il sipario su una malattia spesso dimenticata. In realtà di questa malattia, di questa patologia si sa pochissimo e si sa soltanto che in grande espansione, oggi sono 800.000 casi ed è destinato ad aumentare. E quindi, voglio dire, raccontare una storia che può capitare a tutti, perché è una storia assolutamente quotidiana, indicando anche quello che è un tipo di approccio, perché io racconto l'amore, l'affettività come una strategia vincente, ecco, mi è sembrato una cosa necessaria. Le vite di Lino e di sua moglie Chicca procedono serene fino a quando un'ombra inizia ad offuscare la mente del giornalista. All'inizio solo momentanei cali d'attenzione, poi vuoti di memoria sempre più preoccupanti. È a quel punto che incomincia la loro seconda vita, fatta di difficoltà, liti e momenti di follia, ma anche di una nuova, amorevole dolcezza.